Salve a tutti youtubers e sciarchelle. Sapete, nel mese scorso, durante il periodo di Halloween, una delle mie festività preferite, avevo in lista un paio di film che volevo andare a vedere appunto nel mese di ottobre, che sono principalmente quattro. Sovix, L'Esorcista, Talk to Me, che poi non sono riuscito perché gli orari del The Space erano troppo tardivi e non gliene frega un cazzo se vieni da un paesino sperduto e devi farti un'ora di autobus a mezzanotte per tornare a casa, l'autobus non c'è, però vabbè. E appunto il tanto vociferato da anni live action sulla saga videoludica di Five Nights at Freddy. Diciamo che io tendenzialmente mi interesso ai videogiochi, sì, ai film tratti da videogiochi, che sapete, non è che sono visti tanto di buon occhio dal pubblico, però ci sono tutti questi pregiudizi del cazzo che odio, so che ce ne sono molti di merda, che spesso il risultato non è buono, ma quello appunto secondo me dipende da chi li fa. Se mettessero persone capaci, hanno dimostrato che li saprebbero fare. Infatti ci sono delle piccole perle che vengono oscurate dall'esistenza di tanti film merdosi, purtroppo. Poi però sono usciti i trailer e diciamo che non mi hanno fatto ben sperare, anzi mi sembrava avessero reso tutto una cazzata, un'operazione commerciale di basso livello. E poi quando è uscito, nei primi giorni, c'è stata questa fomentazione, questa o primo in classifica, un sacco di gente che faceva botta a momenti per i posti in sala, ha fatto minchia, addirittura tutto scalpore. Allora forse qualcosa vale, proprio, cioè cazzo, devo vederlo, no? È una cosa interessante per un live action tratto da un videogioco. Quindi sono andato e tutto sommato devo dire che è un bombardamento aereo di merda, è come mettersi sotto una cascata di piscio del Niagara a bocca spalancata così. Oh mio Dio, ma puoi fare un film di FNAF in questo modo qui? Ma non esiste, cioè io vi parlo pure da non esperto del videogioco e anzi, siccome appunto non sono un esperto del videogioco e arriverebbero tutti a fare tu non lo sai il gioco, questo è un ladrone, non lo sai, benissimo, chiederò aiuto a casa, invocherò la presenza del mio carissimo amico Faniello, che lui non solo è un esperto del gioco, ma è un grande appassionato. Veramente lui FNAF se lo mangia a colazione, quindi ci spostiamo di là per parlare con lui e recensire insieme questa brodaglia di sterco di iguana. Let's go! Eccoci qua ragazzi, siamo in party con Faniello, saluta. Buonasera. Allora, ti ho invocato perché io conosco un minimo FNAF, ma non tanto come te, poi tu ci tieni anche in particolare, quindi ho voluto coinvolgerti in questo sfogo personale nei confronti di questo film che a me ha fatto schifo in quanto spettatore medio e a te ha fatto cacare a scrodo come fan di FNAF. Allora, partiamo dal presupposto che questo film è una commercialata, è un'operazione commerciale veramente di un bassissimo livello, quella di indirizzare un film che dovrebbe essere un'opera come FNAF, diciamo seria, tetra, no? Insomma, no, verso un target più giovane di quella a cui dovrebbe essere indirizzato. Sono d'accordo su questa cosa perché io principalmente sono sinceramente un po' stufo di queste situazioni che devono decidere di fare il film targato PG-13, che ci potrebbe anche stare se fosse un qualcosa di realtà di esterno. Non dico che un horror deve essere per forza PGR, PG-16, può essere qualsiasi PEGI per quanto mi riguarda, però se mi fai un film, una serie come FNAF, che tu già dal terzo capitolo vai a capire, dal terzo capitolo della trilogia principale, vai a capire cosa succede nel finale, e non sembra proprio una roba da PG-13, ma del finale del terzo, poi mi ci vado a ricollegare, perché è un qualcosa che secondo me non andava proprio fatto del PG-13, perché come hai detto tu, è una saga che a tratti è molto violenta, è molto triste ed è molto pesante anche per un pubblico del genere. Poi è vero che ormai ci stanno anche i bambini di 10 anni che si vanno a vedere Saw, e quindi non è che mi vada a sorprendere più di tanto se un bambino va a vedere Five Nights at Freddy's, però il mio discorso comunque è questo. Esatto, allora io parlerò scena dopo scena del film come faccio sempre nei miei video film de merda. Tu interverrai e parlerai, diciamo, dell'adattamento, di come è stata adattata la lore di FNAF in questo film. Potrei farlo e no, perché a me più che altro della lore del gioco collegata al film non interessa più di tanto, perché come dice Scott, qualsiasi adattamento
che va oltre i giochi, infatti giochi, libri, film, vanno tutti a estraniarsi dalla lore di FNAF del gioco originale, quindi su questo non è che rompo le palle perché non c'entra col gioco, però vado a rompere perché quello che hanno cambiato della lore originale, che ci poteva stare, lo hanno completamente cambiato, hanno fatto una merda completa. Vabbè, sentiti libero. Allora, io mi ricordo il film inizia con questa scena assolutamente blanda in cui c'è questo qua che fa la guardia appunto nel Freddy Fazbear. Non si capisce se è morto, non si capisce se è semplicemente scappato perché il film non lo dirà mai più. Ma che cazzo di scena è, veramente? Io, a me queste scene mi fanno già girare i coglioni perché questo è un film che ti fa capire fin dal primo frame che vuole essere una gran puttanata. Io mi ricordavo un po' che la scena fosse che lui mentre scappava sentiva Foxy fare il suo classico suono e poi arrivare contro di lui e poi praticamente la faccia gli veniva triturata. Io questo mi ricordo perché è una scena che sinceramente mi è piaciuta anche abbastanza. È una roba che mi ha fatto dire bene questo film, secondo me parte bene perché mi ha molto rimandato allo stile del primo gioco, proprio in una situazione in cui tu non puoi fare nulla contro questi che ti vengono addosso. Sinceramente l'ho apprezzata come scena da fan e altro. Sì, ma capisci, come scena di un film in cui veramente un personaggio a caso soltanto per fare questa sorta di prologo di quello che tanto poi vedrai dopo col protagonista, non serve a un cazzo. Vabbè, magari sono io stronzo. Comunque sia, parte il film con questa opening che a me la musica, ma la musica ha qualcosa a che fare, è proprio la musica di FNAF, quella dell'opening è una musica del No, no. cazzo proprio. Musica totalmente esterna alla lore, che però ti dico, siamo molto distanti su questo punto di vista del prologo dell'inizio del film, a quanto pare, perché sinceramente l'entrata, l'introduzione in stile classico, in stile minigame, come faceva Scott nei vecchi No, giochi, no, e l'ho apprezzato, pure quello la sì. musica per quanto mi riguarda. No, no, l'intro in termini di grafica anni 80, quella mi è piaciuta, però la traccia mi ha fatto veramente schifo, però magari sono io stronzo, do il beneficio del dubbio. Partiamo, c'è praticamente il protagonista che lavora, come ha detto, la sicurezza in questo centro commerciale, in cui praticamente poi il film ti racconterà del trauma che lui ha avuto, che ha perso il fratello, ok, va bene tutto, ma che tu mi fai una scena di questo, vede che un uomo si comporta in modo sospetto con un bambino che lo porta via un po' a forza. Non è che tu prendi, corri e lo butti subito in piscina a massacrarlo di botte. Abbi pazienza, capisco il trauma, però è veramente una stronzata. Cioè, devi essere un pazzoide per agire così, perché non è che, cioè, basta semplicemente guardare. Scusi, lei mi può confermare di essere il padre, ma anche con un tono un po' da stronzo, magari, però non proprio che prendi e lo massacri di botte. Ma che significa? Cioè, soprattutto il fatto che tu è importante che ti tenga quel lavoro, hai da pensare alla sorellina. No, no, la tua priorità è picchiare uno che forse solo perché si comporta un po' male col figlio, forse non è il vero padre, è uno che lo rapisce. Ma che cazzo? A me queste scene fanno veramente incazzare ogni volta, ti giuro. Un po' sì e un po' no alla fine, perché ognuno reagisce in modo personale alla fine, come uno può reagire ad una situazione del genere con calma, come uno può reagire in maniera distaccata e come uno può reagire in maniera così esagerata. Quindi per me questa è una roba soggettiva. P può sembrare esagerata dal punto di vista di uno spettatore, però secondo me è tutto soggettivo il comportamento di una persona, secondo Sì, ho me. capito, ma è troppa pazienza. Che Scusi un cazzo, attimo. in mezzo alla folla, prendilo, bloccalo, ma non fare. Cioè, vabbè. Ma sa che il trauma è il protagonista. Sì, va bene, ok. Il capo, diciamo, si mette a dire, a proporgli il lavoro alla pizzeria, che sicuramente quello non è un personaggio stronzo ricorrente. No, no, lui è un personaggio soltanto per dargli lavoro, sicuro, come l'ovvio proprio. C'è da notare che durante la scena dove lui prende il lavoro, prende questo fascicolo Steve, non mi ricordo il cognome, però alla fine si va a scoprire chi è, e prende questo fascicolo e legge il cognome di Mike. In quel momento lui si ferma, lo guarda e gli propone lavoro a Freddy Fazbear. Quindi tu già in quel momento la testa fa 2 più 2, perché tu dici perché lui avrebbe dovuto reagire in quel modo leggendo un cognome e proponendogli un lavoro potenzialmente pericoloso? E poi tra l'altro anche nel trailer si vede lui come protagonista, cioè lui come personaggio si vede fuori sfuggita nel primo trailer che è stato realizzato. Quindi una persona potrebbe già fare 2 più 2, poi è inutile che te lo dico, gli appassionati già ci arrivano a fare 2 più 2 su chi è quello là, ovviamente. Va bene, solo che poi dopo susseguono questi personaggi completamente di merda, privi di carattere, proprio,
cioè il fatto è che è un film che si prende sul serio, e io in un film che si prende sul serio pretendo che i personaggi abbiano un minimo di spessore. Cioè è la zia che serve semplicemente come carne da macello, serve come, così come gli altri stronzetti che devono cercare di fare questo dispetto al protagonista soltanto per fargli perdere l'affidamento della sorellina, ok. Però veramente che personaggi del cazzo, fastidiosi, dal primo film che li vedi che servono solo come carne da macello, una tristezza. E poi dopo vanno appunto dentro Freddy Fazbear con i pupazzoni che dovrebbero ucciderli, ma violenza zero, zero. Cioè veramente soltanto un pezzetto dove si vede la mano insanguinata che lascia lì pronta, oppure si vede l'ombra della tizia che viene ingoiata dal pupazzone tagliandosi a metà, però appunto è soltanto l'ombra, capirai, ammazza che effetto. Cioè ok, non dire è un film, ma porca puttana, è Five Nights at Freddy's, io non è che pretendessi chissà che tipo di violenza, però un minimo. Cioè, e il problema è che questo dovrebbe essere un film basato sullo spavento, perché secondo me FNAF si basa molto sullo spavento, no? Ma anche su un'atmosfera cupa, tetra. Cioè l'ansia stava molto anche insomma dal fatto non sapersi esattamente quando potrebbe arrivare il jumpscare, perché il jumpscare in sé a me non è una cosa che ritengo veramente paurosa, ma semplicemente un riflesso condizionato del corpo, e a me, il mio corpo personalmente è molto sensibile ai riflessi condizionati di jumpscare. Infatti non vorrei giocare neanche un altro paio di minuti a FNAF perché so che potrei morire di infarto, ma più che altro appunto è soltanto per l'ansia di non sapere esattamente quando possa accadere. Invece qua i jumpscare che ci sono di una scontatezza, di una banalità. Io li guardavo ogni volta, ero fermo, impassibile, proprio non mi né caldo né freddo, nulla totale proprio. La scena dove si vede Chica col cupcake che fissa quello là prima che il cupcake gli salti addosso, quella mi è piaciuta perché mi ha dato molto. Tu vedi questo animatrone che sta davanti a te fermo, immobile, tu lo sai che il cupcake gli sta per saltare addosso, che lei sta per fare qualcosa, ma tu comunque lo sai già, ed è per quello che sale l'ansia, perché non sai quando accadrà. Mi è piaciuto molto quella cosa, perché se nel film ci fossero state più scene come quelle, le avrei apprezzate. Pure la scena dello sgabuzzino dove c'era Bonnie che ammazzava la guardia, il cupcake che sbranava la faccia a quel tizio, sono scene che tutto sommato ci stanno. Però se appunto fossero messe con personaggi che poi avrebbero influenzato la trama in qualche modo. Succede e poi te ne dimentichi subito dopo. Sì, ma perché poi anche, è anche una questione di contesto, perché in un film invece tipo Willy's Wonderland, facciamo un po' questo paragone della minchia, che è un film che è un po' una parodia molto cazzona di FNAF, lì ha senso, perché comunque alla fine, essendo un contesto parodistico dove semplicemente mostrati tanta ignoranza con Nicolas Cage che sembrava il Doom Slayer contro i pupazzi tarocchi di FNAF, era appunto una presa per il culo agli horror sostanzialmente, ed era da ridere. Ma qua dovrebbe esserci una lore molto interessante che ha FNAF di base al gioco, anche se non la conosco appieno, e qua messa in scena così fa veramente tristezza. Cioè proprio, il fatto è che si prende sul serio, quindi non riesco ad apprezzarlo per questo motivo sostanzialmente. Non lo dire a me, cioè pensa un po' che alla fine tutta la trama che gira intorno a FNAF l'abbiamo creata noi, cioè l'hanno creata i fan, unendo i vari pezzi di questo puzzle che sembra non terminare mai, li abbiamo uniti e abbiamo creato questa lore. E vedere poi personaggi che sono così un po' all'acqua di rose, che sono buttati in questa maniera un po' particolare, non mi ha fatto molto impazzire. Tipo, ti faccio un esempio, William Afton nei giochi, nel libro, ha un motivo per uccidere. Ok, non è che giustifico ovviamente, però ha un motivo. Nel gioco si va a teorizzare che lui abbia fatto questa scoperta. Vabbè, mo non te lo sto a spiegare perché altrimenti c'è sta mezz'ora, però che va a fare questa scoperta e perde la testa. Poi si mette anche la perdita della figlia, del figlio, tutta questa situazione che lo hanno fatto impazzire. Poi ti ho detto, non c'è una spiegazione del creatore, però quella è una cosa a cui siamo arrivati noi. In questo film William Afton uccide perché è un assassino e basta, cioè uccide perché è un assassino e basta, non ha una motivazione per uccidere. Pure non vorrei arrivare direttamente al finale, però nel finale quando accoltella Vanessa, la figlia, che quello pure è un bel plot twist perché non me l'aspettavo che fosse la figlia, eppure là da appassionato non è che abbia visto così tanto, perché alla fine lui nei giochi la ama la figlia, e comunque possiamo dirlo la figlia preferita tra virgolette, ma non saprei come definirlo. Poi è vero che dopo averla accoltellata fa una faccia come per dire che cosa ho fatto, però capisci, non mi ha dato i vibes che volevo
da fan. Io non è che pretendevo un capolavoro, un'opera d'arte, il film horror migliore della storia. Però volevo perlomeno un buon tributo ai giochi, che secondo me non è stato dato al massimo proprio. Ma parliamo pure della credibilità dei personaggi, appunto, specialmente quelli principali. Cioè, tipo il protagonista piglia e scopre che i pupazzi sono posseduti da bambini morti. E vabbè, tutto normale per lui, no? Cioè, ma uno può essere così impassibile, ok, che lui crede a delle sue teorie, che poi prende le pasticche per fare i sogni, che è ricorrente, ok, poi quando sta da Freddy Fazbear gli appaiono i bambini, quello va bene, ma il fatto che lui subito accetti tutto quello che scopre così, senza, cioè, con un'impassibilità proprio, come se, quasi come se fosse normale, ma Dio santo! Ma è allucinante, poi Vanessa che arriva spezza sempre un botto l'atmosfera, non è che si può creare qualcosa di intrigo che lui piano piano scopre, no, arriva Vanessa e mette le pezze a tutto per far andare avanti velocemente la storia, proprio, a me non è proprio piaciuto questo svolgimento in questo modo. Vanessa è letteralmente quel personaggio che mettono per spiegare tutto, perché altrimenti si va a creare un problema durante la visione del film. Vanessa arriva, dice: questi, i bambini hanno posseduto gli animatronici. Guarda questa tuta, se tu la tocchi si attiva l'ingranaggio a molla. Proprio un personaggio che viene e deve sapere tutto. Deve farla, cioè, dopo fa sembrare, cioè, veramente, cioè, Secondo me, sembra la proprietaria, cazzo. nel contesto di una storia come questa che si prende sul serio, se tu hai bisogno di mettere un personaggio del genere, tu non sai scrivere un cazzo, oppure non c'hai voglia proprio. Poi sono punti di vista, però per me è così. Ma poi Mike, veramente l'ho trovato proprio pazzo su tanti aspetti, non solo per la scena che dicevo prima che picchia quello, ma anche appunto per come reagisce alla scoperta. Proprio, ah, ok, ma no, che è una sega! È vero Ma non che. c'è un minimo di immedesimazione anche per lo spettatore in questo modo, veramente. Beh, allora, io ti dico, all'inizio, quando vede gli animatronici, che fa, ok, uno scherzo, uscite fuori, quella ci stava, però Sì. mi aspettavo che tipo tornasse a casa, si mettesse sul letto, dicesse tipo, no, non è possibile, c'è qualcosa, che ci facesse comunque pathos, che facesse capire che lui comunque non può credere a una roba del genere, perché, ok, può essere tutto quello che vuoi, che hanno parlato con con tua sorella e tutto quanto, ma una persona, io sinceramente penserei, è una coincidenza? Sarà stato qualcuno che ha controllato da remoto, qualcosa sarà successo. Non è che vado a accettare subito appunto il fatto che sono posseduti da delle anime, tra l'altro. E poi vorrei aprire una piccola parentesi su delle cose che ho sentito da parte dei fan e altro, che hanno detto, ma guarda, ci sta che i bambini, che gli animatronici si comportino così, cioè che all'inizio fanno il fortino con la sorella, fanno tutti gli amichevoli, perché effettivamente sono bambini. Ok, sono bambini e quindi si comportano da bambini. Giusto, mi sembra giusto. Ma allora perché? Allora perché nel finale del film non si comportano così? Perché nel finale del film sono mostri assassini? Perché? Non, ho capito che volevano Abby, che volevano lei e tutto quanto, ma cioè, non penso che i bambini siano così crudeli. Almeno, cioè, questo è il mio punto di vista. Se un bambino si comporta da bambino, un bambino non dovrebbe essere così crudele, così cattivo, che prende uno e lo mette dentro una tuta per schiacciarlo, che lo mette per come si chiama? Triturargli la testa. Cioè, non penso che un bambino farebbe una roba del genere. Non penso. Sì, ma poi anche Almeno. i pupazzi in sé io lo trovo veramente paurosi quanto un cazzo, perché nel gioco mettevano veramente inquietudine. Qua hanno un po' di inquietudine quell'aspetto, specialmente tipo Foxy, cose così, però insomma, messi in scena così c'è pure il momento in cui sono tutti contenti, felici, che ballano, cantano insieme al protagonista, dopo che ormai vabbè, abbiamo scoperto tutto, finché poi dopo non capisce mai che cosa vogliono veramente, che vogliono la sorellina, però c'è, cioè, veramente che scena del cazzo fastidiosa, che spezza troppo l'atmosfera. Cioè, questo deve essere un horror o una commedia? A me è sembrato più una commedia per come messa in scena. Ti giuro, cioè, e non mi va bene vedere FNAF in questo modo, a meno che non sia in un contesto parodistico tipo appunto quello di Willy's Wonderland, ecco, che è un film del cazzo per carità, però lo sai, lo vedi apposta per quello. Qua speri di vedere, insomma, diciamo qualcosa di cupo come il videogioco, io almeno così parlo per me, poi ecco. Ma io te vorrei giusto far notare, perché purtroppo io sono un po' dell'opinione che tutto il bellissimo
progetto che aveva creato Scott sia andato completamente in frantumi quando ha dato i diritti alla Steelbook Studios. Quando è entrata in scena la Steelbook Studios, tutto è crollato come un castello di carte. Avevamo tutti i filoni, a parte FNAF World, ma quello è un gioco di giochino, per quanto bello, comunque un giochino del cazzo che non c'entra con la lore. Avevamo tutto un filone perfetto. E poi mi metti FNAF Help Wanted, che è un gioco VR molto bello, ma che va a distruggere già la lore. E poi tu lo sai molto bene per il video che ho fatto io su Security Breach, Sì, l'ho quanto visto. odi quel giochino di merda. Perché Security Breach va completamente a distruggere tutto. Non capisci quando è ambientato, non capisci un sacco di cose perché non le spiegano. Cioè, io ho capito che FNAF le cose non le spiega, perché è vero, FNAF le cose non le spiega, è molto simbolica come, cioè no, è molto un gioco in cui tu devi arrivare al punto, cioè non so molto spiegartelo come cosa, però qua veramente fanno delle cose e non te le spiegano, le cose vecchie non le mettono in scena per bene, cioè veramente Security Breach è la merda della merda e da questo momento in poi tutta la saga è crollata. Io non capisco cosa gli sia preso a Scott o altro, ma non penso sia colpa sua, perché Scott sa scrivere, l'ha dimostrato che sa scrivere Scott. È proprio un fatto che secondo me, dato che FNAF è una delle saghe videoludiche più famose di sempre, la Silver Studios si è imposto di continuare a farla, secondo me, perché non è possibile che uno va a rovinare un filone del genere. A me dispiace dire che una roba di FNAF non mi piace, E beh, perché certo, comunque sono appassionato da anni alla saga. non è che io mi diverto a fare video contro Dragon Ball Super, sinceramente, quindi è lo stesso, ti capisco. Però vabbè, comunque torniamo a parlare del film sostanzialmente. Il film è veramente patetico per la messa in scena. Il fatto che abbiano voluto renderlo molto più accessibile, appunto, rating 13, cose così, insomma, ha rovinato drasticamente il progetto. Oltre al fatto che è diretto, secondo me, male, ci sono delle riprese che sembrano molto amatoriali, cose che potrei fare anch'io prendendo un drone su Amazon, praticamente. Sinceramente, parlo proprio modestamente, ho visto dei progetti fanmade realizzati in termini di regia molto molto meglio e quindi non, veramente sembra che abbiano preso il primo tizio che manco gli interessava di FNAF, magari l'hanno appena pagato per fare questo film, boh, non lo so. Poi ci sono un sacco di reference, va bene, magari degli esperti hanno collaborato, l'autore stesso di FNAF mi pare abbia collaborato in qualche modo, correggimi se Sì, sbaglio. la trama è tutta sua Ecco. la trama l'ha scritta Però lui. nella costruzione, nella struttura architettonica cinematografica, non sta in piedi. Ovviamente, se un film è targato a un pubblico più alto, di conseguenza guadagna meno. Ovviamente, che lo dica a fare. È ovvio che guadagna meno. Per questo, ad esempio, i film d'animazione sono quelli anche che incassano di più. Perché? Perché sono accessibili a tutte le età. Tutti lo possono vedere. Il film di Super Mario, perché ha incassato così tanto? Perché tutti lo possono vedere. Il film di Barbie, stessa cosa. Oppenheimer ha incassato un sacco, ma Oppenheimer è un film un Sì, po' ma lì è un più altro. innocuo, tra Sì, virgolette, ma lì se vorrei dire. è un altro discorso. Qui stiamo parlando di FNAF, non di un Barbie, non di un Super Mario che va benissimo per quel pubblico lì. Ma FNAF, cioè, è praticamente struppiare l'arte in favore del guadagno. A me questa cosa mi ha fatto sempre incazzare. Proprio. Cioè, non si può mettere in primo piano il guadagno rispetto all'opera originale. Nel senso, se tu fai un'opera da zero, che la fai apposta per guadagnare su un certo pubblico, lì è perfetto. Ci mancherebbe altro, ma se tu prendi un'opera destinata a un certo tipo di pubblico e la stravolgi per adattarla a un altro pubblico, mi fa pure incazzare, cioè, che è pure primo in classifica, gli funziona pure, ma vaffanculo, cioè, ragazzi, siamo passati dai live action tratti di videogiochi fanno cagare, ah, vabbè, ma andiamo a vedere per moda, però è FNAF, dai, cioè, io non capisco, veramente. Io poi, tra l'altro, cioè, come hai detto tu prima sull'ambientazione di FNAF e tutto, ma tu ti ricordi il primo gioco com'era? Il primo gioco. Eh sì. Tutto era tutto quanto dark. Vedevi sti animatronici che venivano lentamente, che ti bloccavano le porte, che tu sentivi i lamenti degli animatronici se non chiudevi. Era terribile il primo gioco, era terribile perché veramente tu eri in uno. È uno dei primi horror in cui tu sei in uno spazio ristretto e non ti muovi. A differenza dei horror tipo Outlast, che tu devi mu puoi muoverti in giro, puoi scappare, là invece sei fermo, immobile e non ti puoi muovere. E quindi anche quello è perché è piaciuto così tanto FNAF. Però tutta quell'atmosfera dark, io la sento solamente nei primi 30 minuti di film, più o meno, verso appunto il primo tempo. Poi da là vedo
un susseguirsi di cavolate assurde e di cambi completamente di... Sembra che a un certo punto abbiano cambiato completamente i piani verso metà del film. Poi io vorrei anche dire una cosa sul così tanto amato effetto nostalgia. Perché io capisco l'effetto nostalgia, no, pure te, appunto, cioè, nel senso. Io vorrei dire, non è che un film, allora ti do 10 se nei titoli di coda mi metti la canzone di FNAF. Perché c'è gente che veramente un altro po' dice, amici miei che dicono, ah no, questo film è un capolavoro perché nel finale c'è la canzone di The Living Tombstone. Se me l'avessero messa in un film molto più bello, sarei stato contento. Io mi ero fatto dei piani prima di andare a vedere il film, avevo detto, ah, magari mi metto là, urlo non appena arriva la canzone, se la mettono. Ma è arrivato, sono stato in silenzio, vi giuro, ero veramente spiazzato da quello che avevo appena visto. E non capisco pure perché, appunto, il film sta ricevendo un successo della Madonna e dalla critica sta venendo distrutto, dal pubblico amato, ma... Ho letto anche dal pubblico recensioni molto contrastanti. Non proprio amato dal pubblico, perché diciamo c'è un po' uno spaccamento, semplicemente è un successo in termini di incassi, ma in termini di critica anche da parte del pubblico ho visto un sacco di video di gente abbastanza delusa. Nei sogni che si vedono le anime e tutto era anche interessante come cosa alla fine, però a me non è proprio piaciuto come hanno gestito il Golden Freddy. A me non è proprio piaciuto. Il bambino che lo interpreta è stato bravo. Sì, ma... sincero, è stato bravo a interpretarlo. Però io veramente non capisco perché nei giochi... Ok, qua mi divido un po' da quello che ho detto prima. È vero che non c'entra niente con i giochi, però anche nei libri comunque è la stessa cosa. Perché qua il Golden Freddy ammazza la gente, ammazza la zia? Ho capito che vuole la sorellina di Mike e tutto quanto, però io sono rimasto basito perché Golden Freddy è quello che vuole vendicarsi dell'assassino. In questo film sembra che non gliene freghi un cazzo dell'assassino. C'è lui che dice posso trovare l'assassino per voi, e a loro non gliene frega un cazzo, vogliono la sorella e basta. Cioè, c'hai qualcuno che può aiutarti a risolvere, a trovare vendetta, e tu non lo vuoi. Poi dicono, hanno cambiato tutto con il disegno alla fine. Ho capito, ma le anime che cambiano idea per un disegno così... Non mi è piaciuto manco quello, che doveva essere il climax del film, non mi è nemmeno piaciuto quello, alla fine. Che pensa un po' te. No, ma poi c'è, ora mi ricordo, in uno dei sogni che fa, praticamente c'è questo effetto jumpscare del bambino con gli occhi che sembra disegnati col pennarello nero. Ma quanto, ma di un finto, cioè, ma se lo vedi, dovrebbe far paura, avrebbe dovuto farmi balzare di paura, ma fa riderissimo, sembra una parodia fatta malissimo di Esp, fenomeni paranormali, tipo di quando il fantasma si gira e si deforma la faccia, che è una roba di un imbarazzo che non ci stavo credendo, veramente, guarda. E quello è per farti capire il livello dei jumpscare di questo film, proprio. Il livello di serietà del quale fa spaventare, quanto FNAF dovrebbe essere un'opera che suscita paura. Qui proprio zero, mi ha fatto ridere più che paura. Infatti, se posso essere sincero, in sala sembrava di stare guardando un cinepanettone perché stavano ridendo tutti. È grave questa quando cosa. Quando era apparsa quella scena, sono tutti scoppiati a ridere. E io non mi è mai capitato in un film horror, nemmeno col film più stronzo del mondo che sono andato a vedermi, mi è mai capitato di vedere una risata così tanto da parte del pubblico. Mai, non mi è mai capitato, nemmeno per i film comici. No, ma c'è quell'effetto che sembrava neanche a livelli di Paranormal Underground, nel senso che l'abbiamo fatto noi. Cioè, piamo un tizio e mettiamo una pennellata nera, così mica è paura proprio. Ma non è possibile, dai, sicuramente. Ma poi mancano proprio le basi. Sembra che sia stato fatto nel menefreghismo totale questo film, sia come horror, sia come commedia, sia come tutto. Proprio c'è. Ma poi parliamo della suddetta scena. Allora, non so se tu hai seguito molto come l'ha preso il pubblico, la scena qualcosa prima che arrivasse effettivamente al cinema, la scena dello Springlock. Qualcosa ho visto, dimmi. Vabbè. Praticamente tutti erano pronti alla scena, erano tutti pronti, perché erano tutti sicuri che sarebbe stata una scena violenta, una scena con urla, una scena
che avrebbe fatto sbalzare tutti dalla sedia, i bambini che si tappavano gli occhi. Invece, la scena dello Springlock è la scena, a mio parere, una delle peggiori del film. Non la peggiore, ok? Ce ne sono peggiori, ma è una delle scene peggiori del film. Perché uno, l'ingranaggio a molla si attiva con il cupcake che non si attiva con il proiettile? Cosa? Vanessa gli spara al costume, a William, e non si attiva l'ingranaggio, il cupcake lo mordicchia e si attiva. Per carità, non è che lo mordicchia, gli dà un morsino, però comunque lo morde e si attiva l'ingranaggio e non dà un proiettile. Poi, tra l'altro, no. Un essere umano normale cosa farebbe in una situazione del genere? Mentre ti stanno spappolando le ossa, mentre stai venendo schiacciato vivo, urla. Una persona normale urlerebbe. Invece lì che fa? Sembro io quando l'altro ieri sono caduto dalla sedia mentre. No, sembrava. No, in realtà no, sembrava Peter Griffin quando cade mentre corre per strada che fa. Non fa un segno di dolore che sta facendo male, non esce una goccia di sangue. E poi lui dice la famosa frase: io ritorno sempre. Ok, ma perché? Ma perché l'hai detto? Ma perché? Perché è figo, Perché le. no? No, no, Così i fan non si prendono. c'entra. Perché non c'entra. L'avessero detto nella post-credit, sarei saltato dalla sedia. Quando il film fosse stata una chiavica, posso dire che. Quella scena, tipo che ne so, mostravano lui morto, si risvegliava nel costume e diceva: io ritorno sempre. È bello. Invece qua, lui si mette il costume e dice: io ritorno sempre. Come cazzo fai a sapere che tornerà in vita? Come fai a saperlo? Che nel gioco lui dice questa frase dopo che muore. Dopo che muore, lo dice quando ormai è diventato già Springtrap. Quindi non è che lo dice così ad capocchia, ma la scena di I Always Come Back è la scena peggiore. Una delle scene peggiori. Vi giuro, è. Non ho nemmeno sentito l'audience in pubblico, tutti quanti zitti in quella scena, veramente, completamente fuori dalle aspettative. C'è la scena post-credit Che io, del me ne, che io ho film. scappato via perché via da sta merda ne potevo più proprio. Quindi non l'ho La vista. scena post-credit è. Allora, qua il film era. Non mi è piaciuto e tutto quanto, però, se posso essere sincero, la scena post-credit è una merda. È una merda la scena post-credit. Letteralmente, io. Qual è la scena? Praticamente il tassista, che sarebbe Cory, uno youtuber, che fa: no, no, siamo chiusi, oggi non entra nessuno. Si entra la portiera che si apre e si chiude, lui si gira e dice: ho detto che è chiusa, e vede il pupazzetto di Balloon Boy, quello là con i palloncini, che sta seduto sulla portiera, e lui che urla e finisce quella Sì, il post-credit. solito jumpscare da 4 soldi che non fa paura manco se ci E provi. tra l'altro ripropongono per la terza volta perché quel jumpscare di Balloon Boy lo fanno 3 volte nel film e Sì, non e fa io tutte paura. le volte Che poi, tra io. l'altro, perché un Cioè, essere umano dovrebbe spaventarsi? se succedeva nel gioco, facevo così, se invece il film io. Niente, proprio zero. Ma spiegami, perché un essere umano dovrebbe reagire? Cioè, uno apre uno sgabuzzino, un armadio, vede un pupazzetto e fa. Ma perché? Sì, Ma poi perché perché sì, poi gli urlare di sta maniera? È un pupazzetto! effetti sonori messi a forza, cioè, ma se sai fare il jumpscare lo fai anche senza l'effetto sonoro, capito? Dentro, però vabbè, lì Quei è. suoni classici che metto qua, che No, io odio ma quegli pure effetti nei pa, jumpscare, li odio. proprio c'è. A parte i dialoghi. I dialoghi Allora, i ovviamente sono dialoghi il peggio, sono secondo scritti me. a, mettendosi due matite nel naso e facendo così sul foglio. Ho scritto qualcosa, ecco. Ma a parte purtroppo i dialoghi, io vorrei parlare di altro. Cioè, nel Dica, trailer tu dai, mi metti facciamo. la musichetta dei trailer che suona quella là, la classica, la storica di Freddy. Nel film non c'è. Nel trailer c'è e non c'è nel film. Mo', capisco, scelta del musicale del film, avranno cambiato qualcosa, però io comunque mi aspettavo di sentirla. Poi nel film Freddy non fa un cazzo di niente, Freddy non fa niente e Freddy dovrebbe essere quello più pericoloso. Cioè, se tu hai presente FNAF 1, Freddy è letteralmente quello che se tu non tieni un occhio manco un secondo muori, perché ti salta addosso, crepi, ti entra nella stanza e. Invece in sto film lui, cioè, non fa niente e poi lo buttano giù gli animatronici con una semplicità assurda. Mettono l'acqua e poi sparano col taser e gli animatronici si spengono così, ma.
Pure questa roba, la security breach di difendersi dagli animatronici, che due palle. Ma possono metterci ogni tanto un protagonista che non ha armi di difesa contro l'assassino o qualcosa, tipo? Che poi se mi metti un'arma di difesa, almeno fammela bene. Cioè, Sì. sinceramente, mi ricordava molto la scena dove Pamela Voorhis viene buttata giù da quella là nel primo Venerdì 13. Quella gli tira le martellate, le cade a terra, poi si rialza. Tira un'altra martellata, cade a terra, si rialza. E così il loop continua. Mi sentivo. Però, un altro po' la scena del Venerdì 13 è fatta meglio. Vabbè, ora non esageriamo. Però, tra l'altro, non hanno messo nemmeno il classico urlo degli animatronici. Non l'hanno messo. Cioè, io mi aspettavo di sentirlo e non esiste, non c'è nel film. Ecco l'effetto che mi ha fatto questo film. Proprio. L'ultima cosa che voglio dire è che se faranno, ma è ovvio che lo faranno, il sequel l'hanno pure annunciato, ovviamente, perché sta guadagnando un botto a sto film. Se faranno il sequel, sappiano solamente che possono anche farlo il miglior horror della storia, ma non avrà mai l'impatto che avevo per questo film. Cioè, l'importanza che aveva per me questo film, perché adesso il secondo è sì un film che attendo, ma non è come questo qua che aspetto da anni e anni. Eppure, seguendo gli sviluppi, avevano promesso che sarebbe stato un bel film per gli appassionati. Non lo è stato. Quindi niente, No, film ma per me bocciato. come fa a essere un bel film per gli appassionati del prodotto originale se il target è completamente diverso, quasi completamente diverso? Cioè, io direi anche completamente diverso. Cioè, come fai? Cioè, ma è rispetto questo per il fandom di un brand? Cioè, proprio alla ricerca dell'ultimo spicciolo, eh? Madonna. Ma poi Universal ha fatto sto film, che porca puttana, Universal di solito è quella la major meno peggio, quella diciamo più onesta, addirittura ha permesso la realizzazione di Doom Annihilation, e invece poi qua con la Blumhouse, addirittura la Blumhouse mi ha fare questa roba qui. Ma porca puttana! Del culo perché è fatto bene il film, ma non è fatto bene. Cioè, No, perché gli capisci quello che allora, voglio no, intendere? Ti prego. gli animatronic sì, gli animatronic concordo, ma guarda, fotografia non lo so perché non sono un esperto, però per quanto riguarda regia, neanche regia sono stato un esperto, però quella si nota di più, se è moscia, se sono semplicemente dei tizi che hanno messo lì una cinepresa tipo Boris così a cazzo de cane e via, e hanno filmato tutto, rispetto a un Esorcista il Credente che anche se non è il film più bello del mondo ha questa regia dinamica d'effetto che riesce a tenere viva l'attenzione dello spettatore, qua una noia a seguirlo il film, ma una noia, proprio guarda, non ci sono cazzi, abbi pazienza. Vabbè, ma te lo dico tranquillamente, pure io che ho visto L'Esorcista, L'Esorcista è decisamente film molto meglio di questo, sinceramente, L'Esorcista 2, che l'ho visto e mi ha fatto cagare, quindi capisci, L'Esorcista 2 è una merda e quella merda è meglio di un'altra merda, quindi quello è il No, problema perché principale per me, vabbè, è grave, grave. a me è piaciuto, ma è soggettivo, diciamo. Per te quella è una merda, questa invece è una torta di merda con granella di diarrea. Praticamente non sto citando Victor Lasso assolutamente. Io ovviamente non. Cioè, ci mancherebbe altro che io dico qualcosa a chi ha apprezzato il film, perché ci sta, è normale. Però non rompessero le palle a chi non apprezza il film dicendo che non sono fan dell'opera. Perché se un adattamento lo sai fare bene, un adattamento lo apprezzi anche se non sei fan dell'opera. Non è che devi essere per forza fan per apprezzare un adattamento. Vedi in esempio il primo Sonic, che magari uno non conosce il personaggio di Sonic, ma lo va a vedere il film, lo può apprezzare tranquillamente. Questo anche se non sei fan, no? Non lo apprezzi. Perché è un horror che non funziona. È un horror che non è un horror. Come ti ho detto, no, lo sai, abbiamo pareri molto distaccati su Sonic, sui live action di Sonic, No, ma soprattutto il 2. sì, no, ma perché a me il primo era piaciuto, il 2 no, ma Sonic 2 è Dio paragonato a questo proprio, cioè è da Oscar, veramente, non ci sono cazzi. E alla fine sostanzialmente è questo, un film che secondo me era da fare in tutt'altro modo, invece vogliono guadagnarci e purtroppo gli sta andando bene, quindi alla fine non è che tanto a dire che fanno male, perché se la gente è polla, cioè non voglio insultare nessuno, però se si è dei polli che si va a vedere un film soltanto per moda, non perché effettivamente ti interessa FNAF, ma perché magari un certo youtuber famoso l'ha trattato, allora sai, cioè abbi pazienza, sei un pollo, non c'è un cazzo da fare, sei un pollo di cui si approfittano, giustamente, e non si può dire neanche che facciano male, purtroppo, anche se mi fanno incazzare, proprio. Quindi questo era quello che pensavamo, io e grande Faniello, circa il film di Five Nights at Freddy's. Vabbè, poi per carità, se uno lo vuole andare a vedere, che è curioso, ci sta, anche dopo tutto quello che ho sentito, ci mancherebbe, però che sia ben conscio del fatto che sta andando a vedere un film che potenzialmente differisce per questi fattori, ecco, non che lo va a vedere per la moda, ecco, se lo va a vedere perché sei effettivamente curioso. Sto film mi ha distrutto le cervella. Non so che altro dire. Non c'è altro da Madonna. aggiungere, direi. Qui a Sciarchelle, grazie da parte mia e da parte di Fagnello, e vi diamo appuntamento alla prossima.
stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio. Was that the bite of 87? Addio, noi ci dobbiamo lasciare. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms, the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now.